comunque pensare al mister di poter cambiare qualcosa anche a livello tattico. Magari questa sarà anche una delle domande che saranno poste oggi al tecnico portoghese, proprio perché in qualche modo quello che dicevi tu, considera che c'è stata una media di 8 cambi tra una partita di campionato Europa League e delle gare finora disputate, quindi è chiaro che lì c'era una rosa comunque un pochino più completa rispetto agli effettivi che vediamo oggi in questo momento, però ha sempre continuato a cambiare il tecnico e ha sempre provato a portare avanti anche questa sorta di staffetta durante la partita. Quindi Dzeko, non sappiamo se partirà domani all'inizio, magari giocherà soltanto una parte finale della gara, quindi poi per essere pronto per scendere in campo da titolare a Napoli c'è Borja Mayoral che comunque è in ottima forma fisica, ma sembra che ormai addirittura potremmo parlare reparto per reparto di questa possibilità di scelta. E probabilmente vedremo anche una Roma molto spagnola domani, se deciderà appunto il tecnico di riproporre per esempio Paolo Lopez in porta, vediamo se scenderà in campo Pedro dal primo minuto, se sarà riconfermato Vieira dopo l'ultima ottima prova contro il Parma. La stessa cosa che un giocatore che non abbiamo citato vale per Carles Perez, che ha recuperato in quest'ultimo periodo sicuramente una miglior condizione fisica e che domani potrebbe partire titolare dal primo minuto. Sei giocatori che fanno i tiri. In questo momento ormai è diventata anche, siamo ormai abituati a vivere un periodo strano, particolare, quindi giocando una partita europea a settimana, e questa è assolutamente una novità, non soltanto per la Roma, ma per tutti, sei costretto spesso a fare il calcolo anche sulla partita successiva. E a volte l'ho detto anche in modo molto chiaro Paolo Fonseca in conferenza stampa, perché è verissimo che la partita che viene è sempre la più importante, ma è vero anche che questo è un periodo così particolare in cui sei per forza di cose poi costretto a pensare anche alla partita successiva, soprattutto se ce ne sono così tante ravvicinate. E quello che dici tu, David, soprattutto per il centrocampo, perché a meno che non si cambi qualcosa in difesa, ma questa sarà sicuramente una possibilità, anche dalla possibilità di tornare a una difesa a 4, perché poi tra gli unici esterni del discorso che facevate voi, che ha fatto il centrale all'interno della Rosa da Roma, probabilmente l'ha fatto soltanto Santon, che in questo momento non è disponibile. Quindi è un'altra risorsa in meno. Ci sono qualche centrocampista in più, ma sono giocatori che per esempio devono aumentare anche lo stato di forma.
a partire da Lorenzo Pellegrini, su tutti Amadou Diawara, che è tornato dopo 21 giorni comunque anche di positività al Covid, quindi è stato costretto ad allenarsi in maniera individuale ed è tornato da circa una settimana poi allenarsi regolarmente con il gruppo. Cristante, che diventa un'alternativa meno in centrocampo e diventa a questo punto un'alternativa quasi una delle poche che è rimaste in difesa, magari c'è il rischio di far giocare qualche minuto in più ai centrocampisti, e questo forse è un discorso riferito più che altro a Jordan Veretout, perché diamo per scontato che poi partirà a titolare a Napoli il francese. Quindi la gestione del minutaggio forse dipenderà tanto anche da quello che sarà poi il risultato della partita domani, perché avere un approccio positivo, avere anche la possibilità magari di trovare un risultato positivo prima della fine della partita, ti ha permesso, e questo l'abbiamo visto anche in passato, nelle ultime settimane, magari di cambiare, soprattutto nel secondo tempo, al 60esimo fai due cambi, fai entrare i ragazzi un po' più giovani, dà la possibilità di far giocare anche qualche ragazzo della primavera, perché magari hai già sistemato il risultato prima del fischio finale. Sì. Il discorso che fai tu è vero, perché poi ci sono due calciatori della primavera, tu hai fatto il nome di Ferhatovic, che non possono essere inseriti in lista B, non per una questione di età, perché poi la lista B è aperta in qualsiasi momento, si può inserire ragazzi molto giovani, ma c'è, diciamo, un paletto, perché i calciatori che possono essere inseriti nella lista B in Europa devono far parte comunque della primavera del club da almeno 2 anni. Quindi questo Ferhatovic è arrivato soltanto l'anno scorso, e quindi per questa motivazione non può essere inserito in lista B e quindi non potrebbe essere convocato per la sfida di domani. Un nome tra questi ragazzi della primavera potrebbe essere quello di Tripi, che però non è un difensore centrale, lui è più che altro un centrocampista, e quindi questo, diciamo, che diminuisce ancora di meno le possibilità, almeno per quel che riguarda la difesa, proprio perché i due centrali della primavera sono arrivati l'anno scorso qui a Roma e quindi non possono essere inseriti in lista. L'unico potrebbe essere Trippi a questo punto, però Davide, non penso che, cioè, almeno in questo momento sembra molto complicato che possa esordire uno di questi ragazzi dal primo minuto, anche perché veramente un po' di congiunzione astrale, neanche i ragazzi della primavera, almeno i due centrali di difesa, possono essere inseriti in questo gruppo, e probabilmente quindi quello che diceva un po' Jacopo, in questo momento Juan Jesus e Cristante sono gli unici due riferimenti di ruolo, e poi vedremo appunto se il mister deciderà di cambiare qualcosa o meno a livello tattico. Più uno,
Ovi per esterminare il passaggio, solo un po'. Uno, due, mamma mia, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici. Ovi per esterminare il passaggio, uno, due, tre, quattro, sei, siete, ocio, due, tre, quattro, due, tre, quattro, cinque, sei, otto, nove, dieci, uno, due, tre, quattro, cinque, uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, sei, quattro, cinque, sei, sette, uno, due, sei. Siamo addirittura arrivati a quella 4, come potete vedere in questo momento. Forse è la prima volta che lo vedo questo, Davide. Così tanti giocatori al centro, ci sono un gruppo diviso in due parti, si è riunito adesso anche Rick Kasdorp. E sì, c'è anche, come vedete, con la vettorina, diciamo, da Jolly, Lorenzo Pellegrini, che quindi gioca su entrambe le sponde, con entrambe le squadre. E il torello, vi assicuro che è uno degli esercizi che stanno più a cuore ai giocatori. Non so per quale motivo, ma si arrabbiano tantissimo. Mai visto. Non so per quale motivo, ma è veramente una delle cose che li fa arrabbiare di più in assoluto, perché dopo i 20 passaggi consecutivi chi sta in mezzo perde, di solito fa anche le flessioni, e c'è una voglia di far, è un'onta che nessuno vuole scontare. Anche giorni dopo viene fatto notare. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, no, tre, due, 8, 9, 10, 11, 14, 12, 13, 13. Sì, bravo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 4. Bravo, no. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 4, 6, bravo, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 4. Esattamente, poi il primo pomeriggio la partenza per la Romania, e questa sera alle 19 ci sarà poi la conferenza stampa del tecnico, accompagnato da un calciatore, probabilmente Amadou Diawara, e quindi aspettiamo poi appunto qualche indicazione in più da parte del mister. Domani sera la partita, l'hai detto tu, alle 21, quindi squadra che terminerà l'allenamento, diciamo, tra circa tre quarti d'ora, un'oretta, poi ci sarà il pranzo e poi nel primo pomeriggio la partenza per l'aeroporto di Fiumicino. Uno, due, tre, uno, due, tre, uno, bravo, mettiamo bene, apri, apri, uno, passaggio, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, uno, nove, dieci, uno, mamma mia. Uno, due, tre, quattro, cinque.
due.